Sono cinque le arterie stradali giarrese al buio da diverse settimane a causa di alcuni furti di cavi di rame. Si tratta delle vie Forlanini, Michele Federico Sciacca, Almirante, Trieste e Toscano. I furti sono stati denunciati ai carabinieri dalla ditta che cura il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione a giarre e numerose anche sui social network sono le lamentele dei cittadini costretti a vivere in strade che la sera piombano nell'oscurità. La questione è arrivata anche in Consiglio Comunale grazie al consigliere Giannunzio Musumeci che ha chiesto il ripristino della pubblica illuminazione in particolare in via Forlanini. Adesso per questi interventi il Comune ha finalmente prenotato una spesa di 17.600 euro più IVA con una determina dirigenziale del 31 dicembre. I lavori saranno eseguiti dalla ditta che si occupa della manutenzione della pubblica illuminazione. Tuttavia non si può non sottolineare che in tutto sono stati esportati ben 11 chilometri di cavi circa, un'azione compiuta di certo con l'ausilio di bobine giganti in cui sono stati avvolti questi cavi e di mezzi idonei al trasporto degli stessi, un'azione che non può passare inosservata, ma che nessuno ha visto.